Quando sono arrivato alla Maugeri in ambulanza, ancora barellato, mi sono sentito tranquillo. Quando ho visto la struttura mi sono reso conto che la scelta era stata quella giusta e non vedevo l'ora di camminare. E sapevo che sarei riuscito da lì a breve a uscire con i miei piedi. L'impressione è stata subito di una famiglia. E ho visto tantissima professionalità da parte di tutti, tantissima umanità anche da parte degli operatori, e veramente un giudizio super positivo. Alla Maior sono arrivata prima di tutto con un'ambulanza e ero contenta perché ero andata via da un posto che non mi piaceva per niente, ho pianto tutto il tempo. Quindi ho detto voglio andare via, voglio andare a Torino e infatti Dio mi ha consentito, mi ha aiutata e mi ha fatto venire in un posto meraviglioso. Sì, mi sono trovata subito bene. Io stavo malissimo e mi sono sentita a casa, ecco, a casa. E che io amo la mia casa, però come sono entrata ero contenta perché non era un ospedale, non ho trovato l'aria dell'ospedale, ho trovato l'aria di una scuola di vita, ecco, e ho captato subito che stavo bene, ecco, ho detto qui senz'altro andrò a casa. Allora, il bello di lavorare qui in questo istituto è il fatto di doversi confrontare quotidianamente con quadri di malattia tra loro molto diversi, inseriti in contesti esistenziali propri di una città metropolitana come Torino, quindi altrettanto diversificati, talvolta devo dire anche un po' estremi. Questo rappresenta quindi una sfida a cui noi siamo chiamati a rispondere, ritagliando dei percorsi riabilitativi, di cura, individuando degli obiettivi personalizzati. Individuare con loro un percorso riabilitativo è spesso un'operazione non semplice, il percorso è spesso lungo, irto di ostacoli. La nostra passione, la nostra professionalità, la nostra perseveranza ci aiuta a superare anche queste difficoltà. Tuttavia, nulla di quello che facciamo sarebbe possibile se noi non potessimo lavorare in team. Ecco, il fatto che noi abitualmente utilizziamo il team proprio come strumento di lavoro è la nostra forza e ciò su cui davvero si regge un po' tutto quello che facciamo, che riusciamo a fare, i risultati che riusciamo a conseguire. Prima del ricovero presso la Maugeri avevo una grossa paura, era quella di non poter tornare ad essere operativo nel mio lavoro come vigile del fuoco. E grazie alla Maugeri e alla loro professionalità, dopo un anno e mezzo sono ritornato a fare il mio lavoro come vigile del fuoco, operativo e senza nessun vincolo.